Che la mia vecchia Poste Pay stesse per scadere lo sapevo da un bel po' di tempo. Stavo solo aspettando il momento. Un giorno poi, andando a controllare sul sito di Poste Pay il saldo, mi compare questo messaggio in cui mi avvisa che la Poste Pay è in scadenza, anzi c'è scritto una delle tue Poste Pay. Inoltre mi dice che la Poste Pay verrà spedita al mio indirizzo senza costi aggiuntivi nel caso ho il servizio di sicurezza web attivato e quindi basta fare clic su rinnova. Per assurdo veniamo comunque reindirizzati alla pagina in cui è possibile vedere il saldo e la lista movimenti. Tuttavia a destra abbiamo la voce rinnova Poste Pay. Ci troviamo quindi nella pagina in cui viene spiegato il servizio di rinnovo della Poste Pay. È possibile rinnovare la Poste Pay 2 mesi prima della scadenza e fino a 18 mesi dopo la scadenza. È possibile rinnovare comunque la Poste Pay online se è già stato attivato il servizio di sicurezza web, oppure chiamando telefonicamente per attivare il servizio. In alcuni casi potrebbe essere necessario recarsi all'ufficio postale, come ad esempio in caso di cambio di residenza, oppure se il documento in possesso delle poste è scaduto e quindi dovete portare il documento nuovo. Facciamo nuovamente clic su Rinnova Poste Pay. Qui ci viene mostrato il numero della Poste Pay che verrà rinnovata e il nostro indirizzo di residenza comunicato a Poste Italiane. Non ci resta quindi altro che confermare i dati eventualmente modificati e a questo punto la prima fase del processo di rinnovo della Poste Pay si è conclusa. Dopo meno di una settimana la nuova Poste Pay è arrivata a casa in 2 buste differenti, una contenente il codice di sicurezza e l'altra contenente la Poste Pay che è qui sotto. Come vedete c'è il nome, però non posso farvi vedere giustamente il numero e la data di scadenza, questo è un esempio, e anche contactless, quindi un'ottima novità questa nuova Poste Pay. Comunque non capisco perché è arrivata in 2 buste separate se poi comunque è arrivata insieme. Forse il codice doveva rimanere lo stesso, invece no. E quindi nuova Poste Pay. A questo punto dobbiamo attivare la carta. Come indicato sul foglietto di accompagnamento, andiamo sul sito, praticamente nella stessa pagina dove eravamo prima che abbiamo richiesto il rinnovo. Adesso dobbiamo cliccare su Attiva Poste Pay. Ci viene chiesto di rispondere ad alcune domande sulla nostra professione e sull'utilizzo che ne faremo della carta. Per l'attivazione effettiva della nuova Poste Pay dobbiamo inserire a questo punto i dati della nuova carta che ci è arrivata a casa. Per completare l'operazione ci viene inviato un codice OTP via SMS. A questo punto la vostra Poste Pay è stata rinnovata correttamente. Per verificare ciò andate nell'applicazione di Poste Pay, selezionate sulla vostra Poste Pay e controllate il numero. Se controllate nella lista movimenti non troverete più i vecchi movimenti, ma l'unico movimento che troverete è ricarica carta contestuale al rinnovo. Come sempre grazie per aver visto questo video, mettete un bel mi piace, commentate se avete ancora dubbi e soprattutto iscrivetevi al canale. Nella descrizione poi troverete tutti i link per seguirmi sugli altri social e per gli approfondimenti.